Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come fare il fine tune sulla radio multiprotocollo. Questa procedura risolve i problemi di bind o failsafe quando usiamo una ricevente FRSky con una radio multiprotocollo. Questo vale sia per i modelli con modulo interno come la TX16S o se avete un modulo esterno come questo UruAV Lite. Il fine tune andrebbe sempre fatto se usate riceventi come la XM Plus, la RXSR o quelle compatibili FRSky integrate nei microdroni. Per un elenco completo delle riceventi che necessitano il fine tune, fate riferimento a questo schema che arriva direttamente dalla pagina ufficiale del progetto multiprotocollo. Se volete consultare questo elenco, vi lascio il link al sito in descrizione. La prima cosa da fare è il bind, ma come abbiamo detto, a causa di un fine tune non fatto, potrebbe anche essere che la ricevente non riesca a bindarsi. Se la ricevente non binda con il fine tune a 0, mettete il valore a 40 e riprovate. Se ancora non si riesce a bindare, allora provate con meno 40. Se con i valori di 0, 40 o meno 40 la ricevente continua a non bindarsi, il problema non è il fine tune, ma potrebbe essere un problema di firmware o magari state facendo male la procedura del bind. In questo caso vi lascio in descrizione le mie guide su come orientarvi nella scelta del firmware giusto e come fare correttamente i passaggi del bind. Nel mio caso questa XM Plus bindava anche con il valore a 0, infatti come vedete la ricevente ha il LED verde acceso. Per quanto riguarda il fine tune, questo è un valore che ha un range compreso tra 127 e meno 128, anche se potrebbe cambiare leggermente a seconda della versione firmware del vostro modulo. Comunque quello che interessa a noi è scoprire il valore più alto e il valore più basso nel quale la ricevente perde il bind, per poi fare una media e trovare il valore centrale sul quale impostare il fine tune. Come vedete, il radio e il ricevente sono molto vicine tra loro, questo per farle rimanere bene all'interno dell'inquadratura del video. Io vi consiglio di tenerle a una distanza di almeno 50 cm, in modo da evitare possibili interferenze. Iniziamo cercando il valore più alto, ci spostiamo di 10 punti fino a trovare il limite, poi quando la radio accenna una perdita di segnale ci spostiamo più lentamente. Ogni volta che andate avanti o indietro lasciate passare qualche secondo per dare il tempo al sistema di stabilizzarsi, perché se siete troppo veloci la radio non riesce a calcolare bene il fine tune. Ok, iniziamo. A 10 il LED è ancora verde. A 20 ancora LED verde. 30 e il LED è ancora verde. 40 abbiamo ancora il LED acceso. 50 il LED è ancora verde, però sta iniziando a lampeggiare, ci spostiamo lentamente. 51 sta per perdere il bind. 52 stiamo arrivando al limite. 53 ha perso il bind, come vedete il LED è diventato rosso. Quindi il primo valore da ricordare è 53. Ok, adesso cerchiamo il valore più basso. Meno 10 ancora LED verde. Meno 20 il bind c'è ancora. Meno 30 ancora LED verde. Meno 40 ancora LED verde. Meno 50 il bind c'è sempre. A meno 60 è ancora bindata. Meno 70 ci sono degli accenni di perdita di segnale, quindi andiamo lentamente. Ok, sta per perdere il segnale. A meno 77 ha perso il segnale. Come vedete il LED è diventato rosso. Quindi il secondo valore da ricordare è meno 77. A questo punto basta prendere la calcolatrice e fare una semplice media tra i due valori, ovvero somma dei due numeri diviso 2. Nel mio caso 53
più meno 77 diviso 2 uguale meno 12. Quindi il valore da impostare nella radio è meno 12. A questo punto abbiamo finito, la nostra ricevente riuscirà a comunicare in maniera ottimale con la radio. Questa procedura va fatta solo una volta ed è valida per tutte le FR-Sky che userete, quindi per altri riceventi della stessa marca non è necessario fare nuovamente il fine tune. Se invece cambiate radio e usate ancora una volta una radio multiprotocollo, dovete fare di nuovo il fine tune, perché ogni modulo ha un range diverso, quindi il meno 12 che ho trovato per questa potrebbe non andare bene su un'altra radio. Perfetto, per oggi è tutto, questo era il mio tutorial su come fare il fine tune. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.